porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Cominciano ad uscire le prime indiscrezioni sul nuovo modello dell'iPhone che uscirà prossimamente e sembra che la smartphone mania sia sempre più dilagante. Ma tu riesci ancora a fare a meno dello smartphone oppure è diventato un oggetto indispensabile? È impossibile fare senza, non puoi non essere smart, lavorare, essere in giro come oggi a fare delle commissioni e intanto rispondere delle mail di un collega piuttosto altre cose, ecco. Però non è necessario avere sempre l'ultimo modello per fare questo, io ho il mio 4S che va benissimo e fin quando non si romperà me lo tengo. Quindi non solo questioni ludiche ma anche un'agevolazione, un aiuto per il lavoro. No, sicuramente, hai sotto mano l'agenda, appunto le email e altre cose, quindi WhatsApp, scambio di messaggi con i colleghi, foto, quindi è essenziale, non puoi non essere mobile al 100%. Ecco. Lo usa anche per fare fotografie oppure preferisci ancora la macchina fotografica? Non so più cos'è la macchina fotografica, l'ho portata in ferie quest'inverno, mi si è rotta, penso di non comprarne più un'altra. Ecco. Quindi ha sostituito un po' tutto lo smartphone. No? Non telefona più lo smartphone, fa tutto il resto tranne telefonare ormai. Ecco. Qual è l'applicazione che usa di più e quella che usa di meno tra quelle che ha nel telefono? Ma l'applicazione che uso di più ovviamente vabbè, può essere WhatsApp, che ormai abbiamo tutti, e, beh, Facebook, tanto per avere un po' contatti con gli amici quando sei magari in fila alla posta o altre cose. Quella che uso meno, l'applicazione Salute? No, beh, lo uso praticamente, non dico sempre, ma per qualsiasi cosa mi chiedono delle cose, guardo su Google, Facebook, quando non ho niente da fare, messaggi, cioè quasi tutto il giorno uso lo smartphone. Poniamo il caso che da domani lo smartphone non esiste più, per cui tutti gli smartphone esistenti al mondo non funzionano e si torna ai vecchi cellulari di una volta. È un bel casino. Perché? È un oggetto che comunque è ormai entrato nella vita quotidiana, fotocamera, cavolate, stupidaggini, video, con il cellulare di una volta sarebbe difficile abituarsi di nuovo. Tu hai molte applicazioni sul telefono? Non tantissime, due o tre giochini, quelle per messaggiare. Quelle che usi di più quali sono? Facebook sicuramente, WhatsApp, Instagram. Qualcuno dice che utilizzare lo smartphone può diventare quasi una malattia. Cosa ne pensi? Ma lì dipende un po' dalla persona più che dallo smartphone. Cioè, se uno ha un po' di cognizione, Facebook lo guarda 5 minuti, messaggi 2, 3, giusto per sapere cosa fa l'amico e basta. Cioè, c'è gente che magari ci passa delle ore, allora lì magari è un problema. Tu pensi di essere entrato in quel vortice oppure no? Ma non credo, però ci dovrò stare attento. Guarda, oggi come oggi penso che i giovani vogliono questo, gli sviluppi tecnologici, perché guarda qua, ma che viene fuori un modello nuovo, tutti comprano un modello nuovo, l'ultima generazione. Anche lei oppure no? Io no, non sono uno di questi. Lei ha un vecchio non modello? Mode, non seguo queste cose. Quindi lei ha un vecchio modello di cellulare? Oppure non ce l'ha proprio? No, un nuovo vecchio perché si è consumato, loro hanno dato che c'è, me l'hanno regalato e c'ho un cellulare. Quindi ha quello comunque touch, con le applicazioni che va su internet? Quello tipo... Sì, è un Samsung Galaxy. Tutto quanto e via, costretto, basta. Come si è trovato con questo nuovo modello? Ha fatto fatica oppure? No, che faccio più bello questo che altri. Quindi lo preferisce? Sì, in un certo senso preferisco questo. È più semplice, molto veloce e basta. Pensa che ormai per molti sia diventata una droga, cioè che addirittura sia patologico? Sì, qualcosa sì, qualcosa prende proprio una dipendenza certe persone, perché sono lì tutti 24 ore su 24 e continuano a lavorare. Non so cosa trovano, però è così. Però per lei no? No, io no, io basta che il telefono chiamo, basta. Non sono uno di quelli malati che vanno... Infatti le volevo chiedere per finire, per cosa lo usa questo telefono, a parte chiamare? Sì, ma la mia compagna, comunicarsi di dove ci troviamo e basta. Quindi comunque un utilizzo molto semplice, tranquillo? Tranquillissimo, più di tutto questo. Grazie. Non sono dipendenti proprio da cellulari.